Anch'io colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto il Presidente della Provincia, la sua presenza qui e, come dire, rappresenta il territorio nel suo complesso, dal momento che, come si può vedere dalla locandina, larga parte del territorio è stata coinvolta in questa, in questo centenario, in questo anniversario importante. È maturata via via nel tempo, ha fatto bene il Sindaco di Montichiara a ricordarlo, che non è da poco che si sta organizzando tutto, ma sta arrivando a compimento ora, ma frutto di un lavoro di un paio d'anni, certosino, che ha procurato poi un calendario così nutrito. Quello che io, tra l'altro, ho l'occasione per ringraziare il prefetto Visconti, che in maniera, come dire, come nel suo stile celere si è dato da fare, la questura, i vigili del fuoco in particolare, la protezione civile e tutto quanto ci sarà attorno alle manifestazioni dell'Air Show, che poi il Presidente dell'Aeroclub tratterà in maniera più compiuta. È una cosa complessa a cui l'aeroporto Catullo e il D'Annunzio, in questo momento parlo anche a noi del Catullo, che così mi ha dato disposizione il Presidente, proprio perché ha creduto in questa manifestazione. Forse il periodo che stiamo attraversando ci induceva, per dire, a fare una verifica su quello che stavamo facendo, ma rispetto a una richiesta che sentivamo venire avanti dal territorio, in particolare dalla complessa e estesa manifestazione territoriale, non poteva mancare quella che è la manifestazione, come dire, che sicuramente più attrarrà, che è quella delle pattuglie acrobatiche, in particolare la nostra, la PAN, cioè le pattuglie acrobatiche nazionali, nonché conosciute come frecce tricolori. Tra l'altro in questi giorni si parla molto anche delle stesse, quindi è tutta pubblicità. Noi riteniamo che sia una giornata importante per quello che accadrà anche attorno, per una prova anche, come dire, dell'aeroporto a gestire e del personale a gestire una vicenda così complessa, perché io immagino, anzi ne sono sicuro, che se la risposta sarà positiva in tutti i sensi, potrebbe diventare in futuro e nel prossimo futuro un appuntamento costante, in abbinata anche con altre importanti vicende bresciane che toccano i motori e le macchine. Sto pensando naturalmente alla Mille Miglia, come potete ben capire, tant'è che la Mille Miglia, anche attraverso la sua organizzazione, ha messo a disposizione il museo per la mostra sulle frecce tricolori ed altre cose che si farà promotrice proprio per significare questa chiamiamolo così, questa alleanza territoriale, ma di fatto di eccellenza che Brescia ha saputo dare anche nel passato e che sta dimostrando di essere in grado di dare anche nel presente e nel futuro. Quindi il coinvolgimento territoriale che faceva riferimento prima il Sindaco Zanola è stata una cosa complessa, ma Montichiari, come ha dato dimostrazione in altre occasioni, ha saputo, come dire, tenere alta la sua tradizione e dimostrare di saper organizzare bene il territorio insieme ai collaboratori. Penso a uno, il primo che mi viene in mente, Mario Cherubini, e tanti altri, compreso il Lion naturalmente, che tra l'altro faranno seguire le manifestazioni. Un'altra importante sarà anche quella dell'11 di settembre, che è proprio il giorno giusto, chissà perché sempre l'11 ritorna quando si parla di aerei, ma che sarà tenuta al Vittoriale, dove la comunità di Pescara darà un suo importante contributo, lo leggerete sulla brochure. E quindi l'aeroporto, i due aeroporti, come dicevo prima, con sacrificio anche del personale, che colgo l'occasione per ringraziare per l'impegno dedicato in questi due mesi, con importanti sacrifici, dicevo prima, ma ha voluto mettere a fuoco ancora meglio quella che è la nostra vicenda aeroportuale rispetto al passato e quello che dovrebbe essere per il futuro la presenza del nostro Presidente della Provincia, che tra l'altro conosce molto bene la vicenda dell'aeroporto nel suo complesso, o sistema aeroportuale come lo vogliamo chiamare. Sappiamo che la sta seguendo e che sicuramente darà il suo contributo anche per risolvere un po' l'intricata situazione che si è creata in questi ultimi periodi, e io mi immagino proprio che su questo questa manifestazione sarà la spinta propulsiva anche per arrivare ad obiettivi
importanti che io spero di poter comunicare insieme al Presidente naturalmente nei prossimi mesi. Grazie. Mi scuso per i presenti, ma per una serie di impegni io sono costretto ad abbandonare il campo di Decollo e lascio quindi l'esecuzione del Presidente dell'Eurocraft. Augurando a tutti che sia una grande manifestazione e che proprio alla luce di questo si possa trovare finalmente un accordo complessivo su Montichiari, sul quale non solo darò contributo, ma il contributo pesante l'ho già dato in passato con scarsi risultati. Speriamo di avere più fortuna in questi prossimi mesi, nel prossimo mese, perché a mio avviso c'è una deadline che è il 30 di settembre. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti.